l'onorevole Russo a dare la partenza alle 85 macchine che si contendono la vittoria in questa corsa al vulcano, che supera con un balzo velocissimo oltre 2000 metri di dislivello. La strada Etnea, modificata nelle curve e nel fondo, consente di percorrere non brevi tratti ad elevata velocità. Maria Teresa De Filippis, unica donna in gara, abbasserà tutti i primati, battendo anche il record stabilito l'altro anno dall'asso Pietro Taruffi. Suggestiva cornice ai circa 40 km del severo percorso formano boschetti di bassi ulivi, bizzarramente inframmezzati da cumuli di lava giacente da secoli ai bordi della strada. Velocissima al volante della sua Maserati, la baronessa De Filippi staglia vittoriosamente il traguardo a 107 di media oraria. Gli amici entusiasti la festeggiano.